Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. State guardando questo video registrato con una bella telecamera in alta definizione Full HD 1920x1080 con un'ottica da 5 megapixel, ma... Vi siete mai chiesti qual è la risoluzione dell'occhio umano? A questa e ad altre domande ha dato la risposta Michael Stevens, nel canale Vsauce, che vi segnalo nel doobly-doo, assieme appunto al video qual è la risoluzione dell'occhio umano. Ma vi segnalo anche dei video molto interessanti, vi consiglio di dare un'occhiata al suo canale e ai canali collegati Vsauce 2 e Vsauce 3. Vi segnalo anche questo video. Quante cose ci sono? Che è una domanda che può sembrare stupida, ma ha il suo perché. E tanto per legarmi un po' all'argomento extraterrestre, ne parlerò ancora in futuro, ma adesso c'è chi si chiede: siamo pronti ad incontrare gli extraterrestri? E giusto per concludere con le cose inquietanti, perché le cose sono inquietanti? Firmato extra sul doobly-doo, e ultimo firmato che segnalo sul doobly-doo, c'è qualcosa di reale? Sono tutte domande che hanno il loro perché. Comunque, il canale è Vsauce, trovate tutti i riferimenti sul doobly-doo, e adesso passiamo all'argomento del giorno. 27 agosto, Arizona. In un poligono di tiro c'è uno che sta tirando con un Uzi, c'è un piccolo incidente, l'istruttore viene colpito da un proiettile, è stato portato in ospedale, ma è morto non appena giunto in ospedale. E voi direte, beh, sai, incidenti con le armi da fuoco possono succedere, poi in America che ci sono molte armi da fuoco, e che vuoi che sia. È che voglio che sia. Voglio che sia chiara una cosa, che questo incidente, che è avvenuto all'interno di un poligono di tiro, è avvenuto perché l'arma, un Uzi, era nelle mani di una bambina di 9 anni. In America, il paese pieno di armi, il paese pieno di eccessi, in America devi avere 21 anni per comprare alcolici, devi avere 18 anni per comprare sigarette, devi avere 16 anni per poter prendere il foglio rosa e guidare un'auto, però a 9 anni puoi maneggiare un'arma da fuoco che può uccidere gli altri. Tu a 9 anni hai la possibilità di decidere tra la vita e la morte delle persone che ti stanno intorno. 20 aprile 99, Littleton, Colorado, contea di Jefferson. Due studenti, 18enni, 17 anni, 18 anni, quell'età, si chiamano Eric Harris e Dylan Klebold, entrano a scuola con fucili, pistole, coltelli, bombe, e tanta roba, non mi ricordo la lista, non me la sono segnata, non è la lista che conta. Quello che conta è che uccidono 12 studenti, un professore, e feriscono gravemente altri 24 studenti. È il massacro della Columbine High School, raccontato, tra l'altro, da Michael Moore in un film documentario, in un docufilm del 2002, che è appunto Bullying a Columbine. Un documentario ben fatto, tanto da meritargli l'Oscar come miglior documentario nel 2003, e talmente ben fatto da meritare nel 2004 da evidenziare una cosa che si vede nel film Team America War Police, che è una parodia,
ma che evidenzia alcune piccole cose dell'America nel periodo, in quel periodo, nel, dopo 11 settembre, e nel periodo Columbine, eccetera. E Michael Moore viene definito un grassone socialista, e l'appellativo di grassone socialista non è che viene dato dai registi di Team America, che sono Matt Stone e Trey Parker, sono tra l'altro gli stessi autori di South Park. Matt Stone, tra l'altro, è citato anche nel film Bullying a Columbine, perché lui è stato, non è stato, come crede moltissima gente, alla Columbine High School, è stato all'Heritage High School, però sempre a Littleton, ed è stato influenzato dai fatti del massacro della Columbine High School. L'appellativo di grassone socialista che viene dato a Michael Moore gli viene dato, fondamentalmente, gira nell'ambiente della lobby delle armi. Ora, in questi giorni ho visto moltissimi vlog che parlano proprio di questo incidente, dell'ennesimo incidente avvenuto in Arizona, e di come la lobby delle armi sia lì a dire, appena qualcuno dice «ma forse un minimo di controllo sulle armi, ecco perché, per come!» Vi segnalo, è un vlogger, uno youtuber, di cui vi voglio parlare più avanti, però vi segnalo questo suo vlog nel doobly-doo come approfondimento, perché quello che lui esprime è esattamente quello che voglio esprimere io, è quello che penso io su questo argomento. Lui è The Amazing Atheist, e vi segnalo un vlog che parla proprio di controllo delle armi e dell'incidente che è avvenuto in Arizona. E vi chiedo, per concludere, voi cosa ne pensate? Pensate che ci debba essere un mondo più all'americana, con più armi disponibili per tutti, per una maggiore sicurezza, e quindi che abbiano ragione la lobby delle armi, che questi piccoli incidenti non debbano inficiare la sicurezza che può dare un'arma all'interno di una casa? Oppure pensate che sia follia completa e che ci debba essere un serio, pesante ed efficace controllo sulla distribuzione e l'uso delle armi in tutto il mondo? Le immagini dei bambini soldato cosa vi dicono? Cosa vi fanno pensare? Le immagini di questo incidente, le immagini di fabbriche americane che producono fucili a misura di bambino, se ne è parlato qualche mese fa, qual è la vostra posizione? Scrivetemelo sui commenti, oppure, come sempre, su Twitter, o per gli ultimi giorni su Meme, hashtag DDVOTR. Ma soprattutto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto fate pollice in alto, condividete con gli amici, se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, è gratuito e sarete notificati ogni volta che pubblico un nuovo vlog. Ragazzi, questo è tutto, io resto in attesa delle vostre notizie, del vostro feedback. Per il momento ho concluso, torno verso casa, e ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo domenica prossima!